Buongiorno. Ancora sono un po' rintronato. Sapete, ieri sera, alla fine del video di Marco Lincetto, la prima cosa che mi è venuto in mente da fare, intanto cancellare il video che gli avevo mandato e lo ringraziavo di questa sua iniziativa. E perché questo? Perché mentre facevo quel video di ringraziamenti, quello era un video fatto da Sante, quello ingenuo, credulone, così. Però meno male che poi c'è Sante, quell'altro, quello che mi busta sulla spalla e mi dice: ma hai capito qui come stanno le cose? Hai letto la mail che ti ha inviato, il tenore di quella mail? Ma ti vuoi svegliare? E chiaramente la prima cosa che ho fatto, ho cancellato quel video che io rimando al mittente tutti quegli elogi, quei complimenti che mi hai fatto, li rimando proprio tranquillamente, rispediti al mittente. Non accetto queste cose io. Sono fatto di un'altra pasta. Qui siamo in democrazia. Se mi si dice io ho 25.000 iscritti, mi fai la cortesia, non mi risponde su quello che dirò. E anzi, ti invito poi, se vuoi, una chat live su Skype, così poi dopo, insomma, io vedete quante cose mi sono scritto perché me lo ricordavo, voi potrete poi andare a guardare il video passo passo, così vi potete riallacciare. E da come sono stato, cioè tanta carota e molte bastonate, così all'improvviso. A domanda risponde, non volevo un simposio, non sto all'università, non hai risposto praticamente a nulla. Toccavi il tema Piama immediatamente dopo. High-end, i tuoi amici con sale bellissime, microfoni dove vuoi posizionare, eventi dove ti hanno inviato, il pia suona ma tutti sì ma. E io insomma vorrei intanto iniziare così, eh. Allora, la prima cosa, hai esordito, sistemi pia non li conosci. Io dice: no, io non conosco i sistemi PA, al minuto 3-12 secondi, una cosa del genere. E questo già, devo andare piano perché per me questo sarà un video difficilissimo, per quello poi che ho, sono un vulcano, no? Insomma, esordisci che dici, i sistemi PA non li conosci, e questo già la dice tutta. Pertanto tutto quello che hai detto dopo è aria fritta, aria fritta. Diciamo che sei un ottimo ingegnere del sound, hai un'esperienza senza macchie e senza peccato, ci vogliamo mettere bel puntone, punto. Allora, il PA necessita, se si rispetta, insomma, il PA ha bisogno di queste cose. Se si rispetta il posizionamento, gestione della potenza. Suonano per grandi, grandissimi ambienti a una distanza notevole. Il pubblico è posizionato distante dai diffusori che sono per proiettare il suono verso lo spettatore. Velocità e proiezione per ambienti grandi. Attenzione ad una conseguente tipo di dispersione.
E per questo è difficile collocare in ambiente domestico un PA. Per questa cosa non l'ho capita. Io sto parlando, ti avevo fatto una domanda di un sistema PA collocato in un ambiente domestico. Ci fai in simposio per come lavorano i diffusori. 200 diffusori appesi per aria, messi a raggiera, chiaramente, per soddisfare la platea che è grande, che sta da tutte le parti. Logicamente necessitano di una potenza, congrua per soddisfare a livello audio tutta quella gente, e qui già, come si dice, per caso si maccherò, ma non ho capito questa cosa, io non la capisco. Questo sarebbe in difetto se io ti faccio una domanda, parlami dei diffusori in ambiente domestico, via, e mi ha fatto questo esempio, che non c'entra una ceppa, primo. Poi io non li conosco i sistemi via, tanto di che parliamo. Allora, attenzione ad una conseguenze tipo di dispersione, per questo è difficile collocare in ambiente domestico un PA. Cioè, siccome tu hai notato che necessita un grande lavoro, no? Per far suonare tanti diffusori in un ambiente grandissimo, praticamente tu da lì sei passato in 20 metri quadri. E poi pensare, insomma, no, lì c'hanno grandissime prestazioni e andrebbe tutta a puttane se due diffusori di quelli li portiamo in un ambiente dei 15-20 metri quadrati. Capirai che può succedere. Bisogna rispettare rigidi criteri, orientamento dei gruppi medio-alti. Questo per la mia esperienza, che non ce l'hai, sul PA non ce l'hai, questa per la mia esperienza personale non è possibile una ricostruzione scenica, perché è assolutamente inaccettabile. Leggete il labiale, l'hai ripetuto due volte, è inaccettabile, ancora inaccettabile, perché non fai, io ti dico una cosa, no? Com'è possibile? Io vorrei che ci fosse un confronto. Dovresti fare un confronto, perché io parlo solo di audio, no? Sono un audiofilo, non so nessuno. Se qualche fonico, ma i fonici non si mettono a chiamarti non te dicono fare una diretta perché si mettono a ride, se si mettono a ride perché ti smentirebbero punto per punto quello che hai detto, cioè svarioni enormi, svarioni enormi, svarioni enormi. Poi, parli della gestione della potenza. Cioè, uno dei problemi grandi quando si ha un sistema come il mio è la gestione della potenza. Come se io qui non ci avessi un potenziometro che mi regola la pressione sonora, e questo è già una cosa. Attenzione, tutte queste cose che vi sto dicendo, sembra che poi, se andiamo dall'altra parte, nei fai da Allende, tutte queste cose non so, non possono essere riferite anche a impianti Allende ai fai, se noi non avremo un'esatta collocazione, se esageriamo per certe cose, non rispettiamo certi parametri, non posizioniamo bene i nostri diffusori. Cioè, stai a parlare di acqua fresca, proprio acqua, zero, fuffa, fuffa. Questi sono i lati negativi del PA, che voglio dire, il piatto Hi-Fi High-End è un impianto, sistema audio, dovrebbe essere trattato nella stessa maniera, no? Non è che il PA c'ha sti grossi problemi, mentre hi-fi high-end, metti una cassa di qua, una cassa di là, poi
Poi metti quei finaloni grossi, ma quelli suonano da soli, oh. Lì c'è bisogno del controllo della pressione sonora, che sta a scherzare? Con quei finali grossi fanno tutto da soli, voi pensate, no? Poi, perché sono pensati per gestire grandi pressioni sonore? Dato che la distorsione è più bassa, siamo tentati a spingere, voi pensate, no? Siccome questa distorsione non esiste qui, siccome non c'è distorsione, uno è tentato, può tentare la sorte, me voglio far ricoverare oggi, che c'ho 1,2 kW, voglio spaccarmi i timpani, me voglio far uscire il sangue dalle orecchie, perché siccome non c'ho la distorsione, l'impianto piena droga, capirai? Invece di fare un ascolto normale come un audiofilo, no? No, no, ma che stai a scherzare? È una droga, tu vai subito sul volume, alzi tutto, spacchi tutto. E quindi a mettere in luce principalmente il difetto. Seguite il ragionamento. Io sto sentendo una traccia. Anche bella sostenuta, me lo posso permettere. A un certo punto io esagero, faccio lavorare a 2,80 m, faccio lavorare questo sistema a 1,2 kW e potrei sentire che c'è qualcosa che non va. Voi ditemi se qualcosa, se io non io devo andare avanti, mi devo calmare, mi devo calmare. E quindi mettere in luce il principale difetto, appunto perché sia un Uno è tentato ad aumentare una caratteristica chiamata gigantismo. Voi capite? Io ho una bella top car, cammino al centro di Roma, ho 1.000 cavalli, ma che cazzo? Ma è normale, ma posso andare a 50 all'ora, ma minimo minimo a via del Corso attraversa 250 km/h, no? Ma come si fa? E il controllo lo perdo assolutamente. Poi, chiamata gigantismo, sonoro innaturale. Chiaramente, voi pensate, no, se io sto qui, comincio a spalancare il volume, comincio a lavorare in kilowatt, a 2,80 m, è possibile che avrò un sonoro innaturale. Ma che è infirme questo? Andiamo avanti. L'interprete che si è entusiastato, è rimasto entusiasta, scusate gli errori, ma io, lo sapete, questa è una diretta, non faccio montaggi, io non so bravo, però me ne frega una minchia, non me ne frega una minchia. Interprete che si è rimasto entusiasta sentendo un violoncello. Spero, lui dice, che tutto questo, questa bella performance, sia accaduta rispettando tutti i parametri. Cioè lui si preoccupa, non conoscendo né il PA, non conoscendo né il mio impianto e niente, mai sentito, lui già si preoccupa e gli sorge il dubbio. Ma questo che ha sentito sto violoncello che ha detto che era una cosa magnifica, ma tu hai rispettato tutti i parametri, sei sicuro? Lui si preoccupa, lui si preoccupa. Il fatto che l'interprete sia entusiasmato mi fa pensare, lui lo fa subito pensare sta cosa, che non sia così, pensare. Lui c'è proprio un mago, c'ha queste sensazioni, lui non conosce l'impianto, non ha mai sentito i sistemi PA, tu e poi vado avanti, però lui già sa a priori che io penso che non è vero sta cosa, non è possibile che sia successa. Poi affermi che se dovessi sentire una registrazione da ascoltare con PA, la faresti in un modo differente a quelle destinate per sistemi hi-fi. Questo
lo faresti, per gestire lo spazio e proiezione sonora. Cioè, significa che, poche parole, io adesso dovrei andare alla ricerca di qualcuno che mi possa aiutare e farmi delle registrazioni personalizzate per questi piatti. Perché è molto difficile sentire una traccia che esce da uno studio di registrazione destinata ai file aziende, è molto difficile sentirla qui. Ascoltiamo un PA con musica rock, pop, moderna. Tutto bene. Se ascoltiamo musica acustica registrata in ambienti reali, pensata a tutta una serie di parametri dal vivo, rispettando questi parametri dal vivo, bisogna stare attenti a come si posiziona un'altra volta. A come si posiziona l'impianto. Benissimo la grande orchestra sonora, che normalmente trarrà grossi benefici per la capacità di una grande dinamica. Ma quando arriviamo, signori, a strumenti solisti, violoncello, attenzione, il violoncello. Ne dovete credere, signori, quando io metto il violoncello, questo impianto va al manicomio, non riesce a riprodurlo. Sento una grandissima distorsione. Violoncello, violino, la chitarra solista, uno sfigato da solo dentro una camera. Ma come sta lì? Che ci suona sta chitarra solista? Difficilissimo, difficilissimo. Lo stesso pianoforte. Attenzione, attenzione. A quel punto bisogna stare estremamente attenti alle dinamiche, un'altra volta, al posizionamento della potenza. Ciò significa che, come dice lui, e come mi ha detto un altro che ci sono rimasto male, ma non voglio far nomi, non si può sentire un pianoforte con 500 watt per canale, perché io qui ogni volta che io ascolto l'impianto, io minimo devo sentire 400-500 watt per canale, non si può sentire un pianoforte a 500 watt per canale, voi capite? C'è bisogno della gestione della potenza, se no questo impianto come fa a riprodurre una chitarra, un violoncello, un violino solo, porello, non gliela può fare, non gliela può fare. Poi adesso entriamo nel suo mondo, no? Ancora, avete sentito voi qualcosa inerente le sue esperienze per quanto riguarda quello che io ho chiesto io, comparazioni PA, high-end, hi-fi in ambiente domestico? Ancora niente, eh? Ancora niente. Adesso passiamo nel suo campo, i suoi amici, il suo business pulitissimo, senza macchie, senza H, per carità, cosa normale, questa è una cosa normale, però invitato in un teatro di organizzatori high-end, andiamo sempre là, andiamo. Prendiamo la tangenziale, se ne andiamo, non siamo sul pezzo, è poco domanda risposta, domanda risposta, domanda risposta, niente. Invitato in un teatro di organizzatori high-end per sentire una performance confrontando tra live e registrato. Tra live e registrato significa che tu hai confrontato una traccia live e una traccia registrata, ma non hai confrontato l'impianto high-end con un impianto PA e già continui a prendere l'autostrada, te sei perso, insomma te sei perso.
Tutto questo, attenzione, oh, attenzione, qui arriva la cosa proprio quella più difficile. Tutto questo con un violino e un pianoforte per due strumenti. Tutto quel po' di roba, tutto quel po' di lavoro, di pubblicità, perché chiaramente è pubblicità, con impianto top, formato da diffusori serie 800 BEV top, multiamplificazione potentissima classe PST, un pianoforte e un violino. Quei lagni, sapete quei lagni? Tutto questo dentro un teatro, attenzione, dentro un teatro, dentro un teatro. Allora, chiaramente questo mega impianto Allende è stato utilizzato, come ripeto, due strumenti, un violino e pianoforte. Non è che era stato provato per sentire, che ne so, una cosa un po' più difficile, no? Dato che se lo trovavamo dentro questo impianto, dentro sto teatro, bellissimo, con tutte queste persone. Ma cazzo, ma te pare che vai a mettere un pezzo di classica? Un pieno orchestrale con tutta quella potenza sovradimensionata, specifica sovradimensionata. Attenzione, ha detto lì era tutto sotto controllo, eh? Era sovradimensionata, capito? Ben violino e pianoforte, si sono portati multiamplificazioni, BEV 800, tutta sta scena per sentire Dulagne, Dulagne, ste rotture dei coglioni, così. Ma no, è un concerto rock e classica. Due strumenti. Con una pressione sonora assolutamente rapportabile. Sistema abbondantemente sovradimensionato. L'unico sistema PA straordinario è quello dell'amico, cazzo, Mirko Marugna. Ma voi ha capito? Lui parla di sistemi high-end, camuffati, perché dentro c'è roba professionale, perché questo Gerolin, quello lì che vi dico sempre io, che lavorava sui palchi per anni, che lavorava con Yamamoto, quello che ha affondato le navi a Pearl Harbor, quello lì, ha costruito queste mega trombe camuffate, ampliazioni camuffate con tecnologia PA, però fuori sono belle, sono spettacolari, e quello è l'unico PA che lui ha sentito. Guardate se parla di qualche PA, sono andato a sentire uno che aveva due JBL Studio, e aveva due Martin Audio, due Meyer Sound, due Electro Voice con Lab Group and Crown, QSC, no, no, vedete, l'attenzione si può, fino adesso, a domanda risponde una minchia, niente. L'unico sistema PA straordinario è quello dell'amico Mirko Marugna, nell'esoteriche Pro Theater, 90 posti, pensate, 90 posti. Poi da lì, perché si è ricordato, forse gli è passato così, ma qui devo rispondere a PA. Allora sentiamo lui sto grosso, si grossi sistemi PA, si grossi sistema PA che conosci e che ha provato, in alternativa a tutta sta tiritera, a ste filastrocche. Praticamente lui dice: ho provato un sistema di piccole dimensioni, turbo sound. Io ho detto, cazzo, oh, turbo sound, mi immaginerò, no, un array, qualcosa, ma non so, qualsiasi cosa, anche di quelle, sapete, quei turbo sound che lavorano a terra, che fanno parte del vero professionale. Io li chiamo il professionale dei poveri, no, ma è sempre PA quello che vi dico io, i diffusori attivi, ma certamente quando si parla di professionale uno si aspetta che
che lui è andato dentro questo teatro con 20 persone e c'era a terra un sub, due satelliti PA, quelli da appoggio, quelli seri da palco. Invece no, lui ha usato un sistema PA piccolo, turbo sound, IQ10 i satelliti e sub IQ15, cioè quelle cose che vi faccio vedere io che si comprano a 3.000 euro, 3.500 euro. Questa è la sua esperienza. E cosa dice? In un rec live con un pubblico di 20 persone, nello studio, attenzione, San Giacomo Spazio d'Arte, con un risultato ottimo. Capite? Cioè lui ha provato quel sistema che costerà una piotta, 100.000 almeno, non voglio entrare, con due strumenti. Un violino e un pianoforte dentro un teatro, perché porca miseria, ci vuole un teatro per sentire queste cose, che stiamo scherzando? E poi mette il tempo, per posizionare i microfoni, facciamo tutte queste cose con l'Allende, con l'Allende. Poi è andato a provare il sistema di tenere 4.000 euro, che ha sonorizzato un teatro, 20 persone, risultato ottimo, voi pensate, no? Un giocattolo, cioè, rapporto qualità-prezzo con quell'altro non ne parliamo, ma l'ha provato a casa, eh? Il sistema così lui non l'ha provato a casa, li prova sempre dai suoi amici che hanno queste strutture. Beato te che c'hai tutti questi conoscenti. Poi, da là, ancora io non ho sentito con le mie orecchie che parlasse di un'esperienza. No, diretta, PA a casa, tipo come il mio, vieni qui, ti metti seduto, senti il piatto, poi c'hai conoscenza di altri impianti Allende, puoi parlare, non ho sentito quello esatto, però conosco Allende, allora questo. No, no, ancora non se ne parla. Da qui, così come un attimo, si passa all'iFidelity. È passato all'iFidelity. Vi stupite perché la gente non si sia data una risposta semplice per il fatto che non riesce ad ascoltare bene gli impianti megagalattici. Quella è una situazione simile a un ascolto PA con 20-25 persone in sala. Voi capite? Lui paragona, a parte si incazza perché dice: voi non dovete parlare male delle prestazioni quando andate all'iFidelity che sentite impianti da 300.000 euro a 10-20 watt per canale con i bassi che vanno da tutte le parti, che quello deve andare lì, deve abbassare. Per lui quella è paragonabile a una session PA. Pensate, e si incazza perché dice: poi ve la mettate, ma cazzo. Ma se tu te metti in fondo a destra, una a sinistra, non stai, te devi mettere con le tre poltroncine a 3 metri perfettamente lì. Se ti dai quella lagna, quei brani, quelle lagne a 5 watt, 10 watt per canale, distorsioni, bassi che vanno da tutte le parti, ma devi stare lì, perché se fuoriesci da quello, da quello specchio lì, poi è disastro, non vi dovete lamentare, oh, non vi dovete lamentare, eh. Cazzo, il turbo sound, 3.000 euro con 20 persone dentro un teatro, prestazione ottima, cazzo, 3.000 euro, 20 persone dentro un teatro, prestazione ottima, impianto 300.000 euro dentro una sala bellissima, con 30 persone dentro, porca puttana, andava a abbassare, perché lì, allora quella andava lì, con quelle manine, no? Abbassava, una tacchina, perché è l'ambiente, come se tutte quelle persone che stanno dentro, cioè, non possono aiutare, invece no, è esatto il contrario, ma lui va avanti così. Mi dà una tiratina d'orecchie? Perché all'epoca, quando ci siamo sentiti per la prima volta, ti avevo detto che se avessi avuto dubbi, mi potevo richiamarlo. E io non l'ho fatto. Quello sa perché non è colpa mia, è colpa di quell'altro sante. Perché se mi si chiama, perché chiaramente è una chiamata
perché all'epoca spingevo molto, evidentemente creavo molti problemi e qualcuno, scusate, qualcuno avrà parlato, gli avrà detto: oh, fa una chiamata a questo, cerca di tenerlo calmo perché questa è una furia, c'è stato un pendico, ioni. Pertanto questi abbonamenti, questi smielature, queste mail tutte smielate, che te sporchi tutto, no? Questo perché lo dico? Perché ai tempi io sono stato felice quando lui mi ha chiamato. Quando però, attenzione, ho voluto testare, toccare con mano la cosa e mi sono spinto un po' oltre per vedere, no, la reazione, e gli ho detto: ma come, mi fa piacere, ci sentiamo, se mai te venga a trovare. Lui stava ancora in Italia. Dico: però mi fa piacere, dato che vedo che giri parecchio, poi a Roma ci vieni spesso per una serie di motivi, no? Mi piacerebbe anche a livello proprio personale, una cosa privata. Guarda, è un impianto interessante. Cioè, ah no, 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 questo non è possibile, non sarà possibile. Lui va da Chiarolin, va da quell'altro che c'ha la sala di 1,5 miliardi. Ma sti cazzi, ma che viene qua se ti si piatto? Sai, cazzo, gliene frega. Però, sate, io ti stimo, poi chiama. Ma che, come faccio a chiamarti? Io, vuoi vedere come so? Io sono diretto. La falsità io non la conosco, io sono pure esagerato. Pertanto, cioè, ma di che stiamo a parlare? Ma per tutto questo, e anche per video che tu hai fatto, io non mi sono arrabbiato, così affermi. E qui viene quella cosa che è inaccettabile, proprio l'atteggiamento, no? Sei una persona squisita, onesta, una persona sincera, tutte queste, ripeto, tutto sporco dei miei, l'appiccicato, ma spero che sia. Mi sono segnato di andare a rileggere. Io ieri sera sono stato così, guardavo operari. Ma spero che sia l'ultima volta che questo accade. Attenzione, eh. Non posso dedicare il tempo ogni volta per risponderti. Non mi sembra che mi hai fatto tutti questi video. Dove mi date tutte queste risposte? Non mi sembra che ci sono video dedicati a me. Non mi sembra che tutte le settimane sei costretta a farmi video. È l'unico video che hai fatto, ecco, questo qui. Pertanto non vedo perché dici questa sia l'ultima volta che accade. Non posso dedicare il tempo ogni volta per risponderti. Non ci sarà in seguito? Spero che non ci sia una tua controrisposta tecnica. Addirittura lui, come mi ha scritto: fammi la cortesia, non mi scrive. Pensare, perché? Perché? Perché io? Specialmente con video che ha fatto, vuoi che non ti rispondo? E qui i babbei che hanno detto: ah, che bel video, che bella accoppiata. Ma che cazzo vedete voi? Ma che cazzo leggete? Ma che cazzo capite quando uno parla? Ma sì, guardate, io per il lavoro che ho fatto ho studiato certe cose e il comportamento, l'espressione che lui ha avuto, la salivazione, che era evidente, che si può vedere nei video di Lincetto, quando lui gli si toccano punti che a lui e deve rispondere così e va, si scalda così, è evidente questa sua, no? È stato proprio come di mai rotti i coglioni, mo me sfogo, non mi risponde, non mi devi rispondere, lasciami per, non mi rompe più i coglioni, dico la mia, però non t'azzardare a rispondermi, ma io te rispondo di che non mi hai risposto te? Hai fatto un simposio, hai fatto un simposio. Non ci sarà un seguito. Guardate queste parole, cioè come. Quando mi dico in ci sarà un seguito, allora la mail che mi ha mandato, quella che mi ha sporcato tutto, le miele, che su cui si dice ci sentiamo, facciamo una diretta Skype, è una cazzata.
È una cazzata allora. Non ci sarà un seguito. Spero che non ci sia una tua controrisposta tecnica, perché come si dice in Toscana, le cose lunghe diventan serpi. C'è solo un piccolo particolare, l'incetto. Io non so toscano, so di Roma. T'ha detto male, t'ha detto male. Vabbè. Chiudiamo queste polemiche pubbliche. Ecco, questo è il... Poi chiaramente finisce. Però devo dire che sei una persona squisita, sei una persona onesta, non sei come altri cazzari, tra virgolette, che entrano nel web e distruggono tutto. Però so bravo, so bravo. So bravo, ma non hai risposto, no, a me. Io so, dovevi rispondere all'altri, ma quei babbei che ti scrivono quei messaggi che io al canale mio li sfanculo dopo un millesimo di secondo, li sfanculo come quello lì, Juventino, che a me, che se chiamano sti cazzo dei nomi, che se li mandi a fanculo non te possono manco denunciare. Se uno si chiama Mazinga Zeta, che cazzo fa? Poi mi chiamano, mi dice, lei ha mandato a fanculo Mazinga Zeta. Ah, sì, il signore si chiama Mazinga de cognome Zeta de nome. Dice, no, io sono Genolin. E allora chi cazzo denuncio? I topi de fogna che stanno dietro una tastiera e scrivono stronzate. È questo, no? Poi qualcuno ha scritto con questi messaggi. Dimensioni non esattamente dolci del PA. Capito? Capito qui? Sti coglioni, perché sono una massa di coglioni, io ce li vorrei avere di fronte. Li prenderei a calci nel culo. Li prenderei a calci nel culo, ma non se fanno vedere questi. È facile, stanno dietro una tastiera. Sì, impotenti, perché gente è potetta, manco le seghe se fa, sicuro, non ci riesce manco a farsi le seghe. Questo dice che dimensioni non esattamente dolci, insomma, una Delta Max è alta 76 centimetri, 76 centimetri per 40 di profondità, 40 di profondità e 45 di larghezza, un peso circa 50 kg. Tutte queste dimensioni enormi, io non le vedo, però loro ci devono mettere qualche cazzata, se devono attaccare qualcosa. Un po' per finire, no? Io posso dire solo una cosa, l'impegno che io ci ho messo per costruire questo sistema è stato notevole. Il lavoro che ha fatto il benedetto Marcello Croce, che si è impegnato veramente anche oltre, anche per cercare di... Come caratteristiche, dato che doveva suonare in ambiente, di farlo suonare, appunto, sono stati effettuati interventi certosini mirati per questo magnifico impianto. Chiaramente, io non me posso far smerdare da persone, da chi che sia, che chiamano e rompono i coglioni e non stanno sui fatti specifici, cercano sempre di dire la loro come vi spiego e non capiscono un cazzo, non conoscono i prodotti, non conoscono niente e loro continuano a parlare. Insomma, per chiudere, intanto le recensioni che vedo che ti scrivono lì sul tuo canale sono tutte attendibili, sono tutte buone. Invece le mie, quelle che io da semplice audiofilo non pagato, nessuno qui può rompermi i coglioni, io sono libero, faccio come mi pare. Io mi confronto con tutti, con poco così, questi pezzenti qui che girano dietro la tastiera. Immaginate se io ho paura di questi qui. Quelle sono buone, sono attendibili le tue recensioni, mentre quelle che faccio io, fatte da audiofili, hi-fi, high-end, no professionale, quelli sono
Quelle sono tutte cazzate. L'85% degli... Perché ha risposto? Ecco, ti risponde il motivo perché io non mi sono dedicato per gli impianti IPA per uso domestico. Perché hai detto l'85% degli impianti che ho sentito in casa di audiofili che usavano RPA non suonavano. E io insomma, cioè, tu hai sentito 85 persone che c'erano l'impianto via e non ha parlato 40 minuti di video di una minchia del PA domestico, ne ha sentite addirittura 85 e dessi 85 non ce ne fosse uno o due che almeno meno hanno fatto un video, io non li vedo, praticamente due. E poi un'altra cosa, insomma 85% hai avuto risultati che dici ma che sei matto, mi metto a lavorare con vedi che merda, come se dall'altra parte io con 52 anni di esperienza ho sentito centinaia di impianti ai fai aiende e posso dirlo l'80% hanno avuto problemi per una serie di motivi più o meno gravi, però posso pure affermare che il 20% ho sentito cose bellissime, superlative. Pertanto potrei dire che siccome io ho sentito il 90% e continuo a sentirlo a tutt'oggi in qualsiasi piatto, pure nelle mostre o quando vado a casa delle persone che non suonano, devo dire che non me che cazzo ce me metto a fare io. Mi impegno per sentire gli impianti che tanto ai fai aiende non suonano. Pertanto mi sono messo a non calcolando che qualsiasi tipo di sistema. Qualsiasi tipo di sistema gli va dato amore, la cura necessaria, le attenzioni, le posizionamento come dici tu, attenzioni alle pressioni sonore, è valido per tutti i tipi di sistemi. Come hai detto tu, d'altronde sì, giustamente, questo te lo concedo, i diffusori PIAS alla fine sono diffusori acusi, ma di che stai a parlare allora? Caro Nincetto, allora, io come te dico, te torno a ripetere, io rimando tutto a quello, ma è sporcato tutto de miele e non va bene, e non va bene questo qui, una rottura dei coglioni, ieri sera un'ora per farmi la doccia. Allora, intanto rimando al mittente tutte le cose che mi ha detto, è evidente che io e te non ci abbiamo nulla a che vedere perché io sono una persona limpida, 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 tu non hai risposta a una minchia, non hai risposta a una minchia. Giustamente curi i tuoi interessi, giustamente, e chi te lo vieta, però perlomeno insomma è visibile, no? È visibile che tu tiri proprio tutto da ai fai aiende, perché i tuoi amici, quelli che vai a intervistare e quelli che pubblicizzi, è tutta gente del settore aiende, ai fai, c'è poco da fare, pertanto tu del professionale. Non ne parlare, fammi sta cortesia, non ne parlare, cioè potresti avere brutti, veramente, se vieni qua esci proprio con la coda a mezze gambe come tutti quanti che sono venuti qui, muti, con la coda a mezze gambe e sono andati via. Poi per terminare signori, una cosa però ha detto bene, di quello mi ha aiutato. La mostra che io farò, la mostra, la piccola esibizione, la sessione d'ascolto, la vorrò fare in un ambiente simil domestico. Perché cazzo vi devo far sentire l'impianto? No, a 25 metri. Lo potrei far pure sentire, ci divertiremo e non sapete quanto. Ma no, quella è una cosa che voglio fare per noi audiofili. Pertanto non vi posso prendere una sala dei 25 metri. Io vi metto seduti a 4-5 metri dai diffusori, dal sistema. Anche se ne entrate di meno, poco me ne frega, faremo più sessioni, ma dovete stare con una condizione come se state a casa vostra e lì capirete la grandezza di questo sistema. Grazie a tutti, grazie a tutti, alla prossima.